Tornai a casa in serata. Adele non c'era. Mi chiedevo se fosse uscita a fare la spesa. Mi spogliai lungo il corridoio e mi infilai in bagno per una doccia calda. L'acqua mi tolse da dosso tanta polvere e brutte facce, cattivi odori e fallimenti. Prima che tornasse Adele, decisi di andare a ingurgitare un panino e un paio di birre al fast food sotto casa. Poi andai a bere dell'altra birra, a credito, al bar Montanari, di fronte al fast food e del whisky. Quando rincasai era ormai mezzanotte. Adele dormiva ed io barcollavo. Era andata a fare la spesa, come immaginavo. Avevo preparato la cena e sistemato la tovaglia migliore sulla tavola. Al centro v'era una candela accesa, consumata per metà, e una bottiglia di buon rosso. Ai nostri posti due calici. Aveva in mente di fare qualcosa di buono per noi. Ed io le avevo rovinato tutto. Si era rannicchiata sul divanetto della cucina. Indossava un vestito blu, corto sino alle ginocchia e attillato. Ad aspettarmi si era addormentata. Povera Adele. La coprii con una copertina di cotone, le tolsi le scarpe e le diedi un bacio sulla fronte. Poi presi la bottiglia e andai a scolarmela in camera da letto. Il mattino seguente ero in preda agli effetti del dopo sbronza. Non mi ero nemmeno reso conto che Adele si fosse distesa a fianco a me durante la notte. La guardavo con rammarico. Era pancia in giù e aveva ancora indosso il vestito attillato. Mi eccitava guardarle le curve avvolte in quella specie di cellophane e le gambe nel nylon. Le gambe. Andavo matto per le sue gambe. Poi mi salì qualcosa in gola dallo stomaco. Mi voltai appena in tempo verso il pavimento e vomitai anche l'anima. Credo di averla persa proprio in quell'occasione, l'anima. Mentre mi davo da fare in quell'atto penoso, suonarono al citofono. Non avevo la minima voglia di alzarmi dal letto, tantomeno di vedere qualcuno. Allora provai a svegliare Adele con una mano, ma dormiva profondamente e in volto le sostava un'espressione malinconica. Forse sognava della serata deludente trascorsa ad aspettare nessuno. La lasciai ai sogni e mi trascinai al citofono. «Chi è?» «Ciao, Filippo, sono Ilaria, del piano di sopra.» «Ascolta, scendi giù subito, i vigili vogliono portarti via all'auto.» «Li ho sentiti che chiamavano il carro attrezzi.» «Come portarmi via là?» Ebbi un conato di vomito. «Cazzo, oggi è sabato, scendo subito, grazie.» «Cristo, Cristo, Cristo, Cristo.» Per ogni gradino che scendevo, un povero Cristo cadeva dalla croce. Uscì in strada in mutande e canotta. «Buongiorno.» Raggiunsi i vigili col fiatone. Uno dei due mi guardò da capo a piedi quasi con ribrezzo. Poi disse: «È sua quest'auto?» «Sì, sì, è mia. La tolgo subito di qua.» Aprì lo sportello e mi ci infilai dentro. «Ma dove va?» «Esca dalla macchina. Ti sta raggiungendo il carro attrezzi. Intanto le faccio la multa per sosta vietata.» «Ma come?» «Credo che nelle condizioni in cui si trova e dall'alito alcolico che ha di prima mattina, se s'azzardasse a guidare le strapperemmo la patente all'istante.» E intanto scriveva: «Mi ascolti per favore, ho anche un certo mal di testa. So che è sabato e fra un po' questa via sarà piena di banchi del mercato. So che di sabato le auto non possono sostarvi, ma sono appena le 7. Accidenti, avrei bisogno di un caffè. E qui non c'è ancora nessun mercante. Chiuda un occhio, se può.» «Sta scherzando, per caso? Come si permette di rivolgersi a un agente di pubblica sicurezza in questa maniera? Le consiglio di non continuare a pronunciare sciocchezze. La chiamata è stata inoltrata. Di conseguenza, il carro attrezzi arriverà. Punto. Potrà al suo arrivo mettersi d'accordo con l'autista per la rimozione o meno della sua autovettura e sui costi inerenti. Firmi qui.» Quel vigile era pari a un calamaro congelato. D'altronde non faceva altro che il proprio mestiere. Di lì a poco arrivò l'autoveicolo attrezzato ed io ero sempre in mutande. Ma non badavo troppo alla cosa. Ilaria invece mi guardava dal terrazzino e rideva. Mi avvicinai al conducente. «Salve, sono il proprietario dell'auto da rimuovere. Quanto mi costerà questa rottura di palle?» L'uomo mi salutò malapena con un gesto della testa. «Se ti carico l'auto, mi devi 90 euro del trasporto.
più 10 euro del parcheggio nel mio capanno. 10 euro in più per ogni giorno. No, nessun trasporto. Solo per il viaggio a vuoto, intendo. Per il viaggio sono 50 euro con fattura e 35 senza. Va bene, senza fattura. Di domenica il paese era morto. Sembrava che la popolazione si fosse estinta come in uno di quei film da fine del mondo. Nessuno, nemmeno un'anima nel raggio di 3 chilometri. È un paese di lavoratori e formiche, pensavo. Di burattini che fanno del proprio lavoro l'unico motivo di vita. E pensavo anche che non sarei mai riuscito a viverci a lungo in un posto tanto tranquillo. Fuori non c'era né caldo né freddo, solo inutile umidità. Dentro invece pulsava inquietudine. Era l'ora di annunciare l'assunzione alle ceramiche d'autore alla mia donna. L'idea era di rivelarglielo davanti a una portata di cacciagione arrosto e ottimo vino rosso. Dovevo farmi perdonare un certo comportamento, ma non avevo abbastanza denaro per farla mangiare in un ristorante costoso. E gliene parlai davanti a un piatto di fettuccini alla boscaiola e un quarto di vino della casa, alla locanda del principe. Economico, dai piatti abbondanti e a 2 passi da casa. In questo posto si mangia sempre bene, mi disse. Sì, e si spende anche meglio, le risposi. Versai del vino a entrambi, ma come al solito lei lo respinse. Sai che non bevo, Phil? Sì, lo so, ma dai, almeno un sorso. Devo dirti qualcosa. Cosa? Prendiamo prima. Così riuscii a farle bere un po' di vino. Allora, che cosa volevi dirmi? Che starnazzino le trombe. Ho un nuovo lavoro. Che cosa? Scherzi? Ma no, non è uno scherzo. Venerdì scorso ho avuto un colloquio di lavoro. Sai che avrei voluto fare il grafico, no? Beh, sì. Quindi? Ti anticipo che nemmeno stavolta sono riuscito a farmi assumere come grafico. Ma ho accettato lo stesso il nuovo incarico. Tu sei pazzo. Ma come? E alla ditta in cui lavori gliel'hai detto? No, non gli ho detto un cazzo, Adele. Un lavoro vale l'altro, no? Ne prese una mano. Ascolta, ho bisogno di cambiare aria. Qualunque lavoro dovessi svolgere, non ne sarei felice, lo sai. Tranne che nel giorno di paga. Ritrasse di colpo la mano. Sai qual è il tuo problema, Filippo? È che non hai mai avuto voglia di lavorare. Vuoi fare quello che ti pare, senza dover tener conto a nessuno. E ne sono sicura. Fra 2 mesi al massimo darai le dimissioni anche da questa azienda. E per carità, non voglio saperne nemmeno di cosa ti occuperai. Stavolta sarà diverso, Adele. Ne assumerò le mie responsabilità. Le tue responsabilità? Finse un bonario sorriso. Le conosco bene, le tue responsabilità. Non dissi altro. Credo non abbia mai creduto alle mie parole. Le avevo già detto tutto quanto. E accettare le sue continue provocazioni avrebbe significato litigare. E ne avevo pieni i coglioni di litigare. Le riempii il bicchiere di vino, aspettando automaticamente che lo respingesse. Non lo fece, con mia meraviglia. Ordinai un altro quartino. Brindammo e bevemmo, ognuno ai propri motivi. Si era lasciata possedere dal dio Bacco, nonostante quello fosse molto a buon mercato, e io non potevo che trarne vantaggio. Quella sera scopammo come folli. Lei sembrava indemoniata, ammattita. Mi piaceva. Era da molto tempo che non lo facevamo in quel modo. Dopo una buona scopata, riuscivo anche a credere che lavorare in fabbrica fosse qualcosa di sopportabile. Anche dopo aver bevuto, credevo la stessa cosa. Peccato che in entrambi i casi gli effetti benefici fossero momentanei. La sveglia suonava ed io non dormivo più già dalle 4. Avrei dovuto presentarmi in fabbrica alle 8:30 in punto. Non potevo assolutamente tardare. Così, chissà per quale strano meccanismo cerebrale, aprii gli occhi 2 ore prima della sveglia. Presi le mutande pulite dalla cesta. Mi vestii decentemente, baciai Adele. Non la svegliai stavolta. Fuori c'era brutto tempo. In quel maledetto paese di montagna il freddo bucava ossa e anima.
Un cicchetto di primo mattino riusciva a scaldarmi almeno le ossa. Arrivai a destinazione. Ceramiche d'autore. «Buongiorno, Matilde!» «Ah! Buongiorno a lei, Filippo, l'aspettavamo!» Fece una telefonata come da prassi e in pochi minuti si materializzò il caprone. «Buongiorno, signor Rao!» Stretta di mano. «Venga, venga, le mostro le varie attività che svolgiamo in fabbrica!» Ero entusiasta come un condannato alla camera a gas. Almeno tenne a mente il mio cognome, il caprone. «Guardi, lì abbiamo il banco del decoro. Vada, vada, si avvicini pure. Quei venga, venga e quei vada, vada non mi divertivano affatto. Lei è Maria. Maria, lui è Filippo, il nuovo assunto. Lei l'altra è Giulia. Giulia, lui è Filippo. Lei Pina, lei Agata, lei Irene». E così mi presentò una sfilza di facce cupe, truccate da clown, aggrappate a tavoli lunghissimi pieni di colori e pennelli. Quelle donne erano infelici dal fondo schiena in su, senza vita in volto, e decoravano piastrelle a mano con la precisione di un getto laser. Poi il caprone mi accompagnò al reparto smaltatura, dove incontrai Didi, una ragazza dalla corporatura forte e dal medesimo carattere. Aveva gli occhi di una bella giornata. Per fortuna. Indossava guanti bianchi e impugnava una pistola ad aria compressa con un serbatoio al suo apice, pieno di vernice bianca. Era simpatica, Didi. Riempiva il serbatoio, riempiva le griglie, riempiva il carrello. Trascorreva il tempo a riempire. Credo avesse bisogno di qualcuno che riempisse lei. In qualche modo. Continuammo il giro all'assemblaggio mosaico, al laboratorio chimico, ai ritini, all'imballaggio e da qualche altra parte. Ero già stanco di tutto quanto. Quegli individui avevano perso ogni colore a star lì dentro. «Mi segua, Rao! Mi segua!» Mi portò in un angolo del capannone, lontano dal resto degli altri operai, e mi mostrò l'allegro lavoro che avrei dovuto svolgere nel mio primo giorno. «È semplice, guardi. Prenda uno di questi reticoli. Faccia attenzione che sono molto delicati. Sono di gres e si frantumano facilmente, ok?» Pensavo all'affinità del gres con i miei testicoli. «Ok», risposi. «In ognuno degli spazi vuoti dovrà deporci questi mattoncini e quando il reticolo sarà pieno di mattoncini basterà fare in questo modo». Gli poggiò sopra una tavoletta di compensato e lo ribaltò su un tavolo alle nostre spalle. «Semplice, no?» disse. «Sì», risposi. Feci quel giochino per 8 ore. Non so quante migliaia di mattoncini stesi e ribaltai, e poi stesi e ribaltai ancora, e compagnia cantando. 8 ore di lavoro per 5 giorni la settimana, tranne il sabato e la domenica che consumavo con Adele, a bere o a sognare di meglio. 40 fottute, interminabili ore a ficcare la mia vita nel gres. Mi avevano fregato. Stavano succhiando il mio tempo. Mi domandavo cosa stessi facendo io in quel posto. Me lo domandavo ogni giorno, dal momento in cui timbravo il cartellino a quando sentivo il puzzo di sudore salirmi su per il naso. Sì, mi avevano fregato. Cristo, ci erano riusciti! Mi trovavo affacciato sul water a pisciare. Uno dei pochi momenti di assoluta intimità con me stesso. Adele borbottava dalla cucina. «Ce l'aveva con me!» «Manco una pisciata in santa pace, mi fai fare!» urlai dal bagno. «Spero che se ne cada, sto coso che c'ha in mano!» Non avevo in mente per qual motivo mi stesse urlando contro, ma a cercar bene, un motivo lo avrebbe sempre trovato. Mi chiedevo se fosse colpa delle mie smanie da cantautore, da scrittore, di qualche sogno di troppo, insomma. Nulla di ciò a cui pensavo. Non avevo lavato i piatti della sera prima, non avevo riordinato le cianfusaglie sul lavello e lei si era appena svegliata. Forse Adele, al suo fianco, avrebbe meritato un uomo dai testicoli abnormi e dal cervello di una locusta. Un uomo che sarebbe tornato felice dal proprio lavoro, che le avrebbe preso una mano e gliel'avrebbe riempita di promesse e poi l'altra di certezze. Uno che le avrebbe dato sicurezza. Io non ero nulla di tutto questo. Guarda, Filippo, non voglio ripetertelo più. Sono stanca dei tuoi comportamenti, davvero.
te ne saresti seduto con quella maledetta chitarra a scrivere, o comunque a fare quello che ti pare per ore. Tanto per te non esisto, vero? Diceva. Non aveva torto. E non aveva ragione. Stava semplicemente facendo in modo che le chiedessi scusa per qualcosa. Per il mio caratteraccio. Per rappacificarsi con se stessa, probabilmente. Non aveva importanza su cosa. La sera dello stesso giorno andammo in un piccolo borgo a sud del paese in cui vivevamo. Un posticino scordato da ogni forma di vita, tranne in quella occasione. C'era una festicciola e un concerto del coro Montecuccoli in piazza. Credo di non aver mai visto tante capocce bianche tutte insieme, prima d'allora. E tra gli spettatori ogni tanto si intravedevano un paio di giovani gambe femminili, sode e lucide. Era palese che si portava appresso quegli arti. Non aveva niente di meglio da fare. «Io mi sto annoiando troppo. Se non facciamo qualcosa impazzisco», disse ad Adele. «A me piace tutto questo. Lo trovo molto romantico», rispose. Poco dopo vidi uno stand in cui versavano del vino. «Sai, anche io ho trovato qualcosa di molto romantico». Mi lasciai fare la conoscenza di due ragazzini ottantenni e mi piombai dal vino. «Filippo? Ciao!» «Oh, ciao, Didi! Anche tu in questa grande festa?» «A quanto pare, sì. Io abito a Pavullo, nel Frignano, in un paese a uno schiocco di dita da qui. Sapevo di trovare buon vino da queste parti, eh? Ma dai, anche io abito a Pavullo. Fantastico! Ascolta, bevi anche tu?» «Oh, no, no, grazie. Stavo per andare.» «Va bene. Allora ci vediamo al lavoro.» «Certo.» Mi sorrise nuovamente e andò via. In quell'infelice teatrino i suoi occhi portarono un po' di speranza all'intera umanità. Abbandonai la mia donna per molto tempo. Non mi resi conto di quanto. Con la gente del posto appurai una certa affinità, tanto da condividere brindisi e chiacchiere con gli uomini dell'unico bar. Adele era furiosa, insostenibile. Ancora una volta dovette perdonarmi qualcosa. Ancora una volta dovetti chiederle scusa. Nel mese di ottobre i fiocchi bianchi non davano tregua per giorni e notti. Coprivano tutto quello che c'era da coprire, compreso certe speranze. Scesi a comprare un pacchetto di sigarette strisciando nella neve. In quella tabaccheria c'era di tutto, dai profumi ai fiori, dai cubani all'utensileria da ferramenta. Era esposta anche una minuta raccolta di libri su un ripiano in legno. Tra i nomi leggevo Miller, Hemingway, Kerouac, Eco e qualche altro figlio di buona donna. Il proprietario di tutto era lo zio di Ilaria, la mia condomina, e mi accolse con un sorriso beffardo, infossato in una barba da folletto malvagio. La simpatica nipotina gli aveva sicuramente raccontato la faccenda dei vigili, e prima che diventassi lo zimbello del folletto, presi il pacchetto e mi avviai a fumare su una panchina in centro. Adele mi chiamava al telefono. Avrebbe trascorso serata e nottata a casa di un'amica a fare cose da donne, mi disse, ed io con me stesso a fare cose assurde. Da qualche settimana a quella parte, il negozio di abiti da sposa si era trasformato in un night club. Dopo la fiction in TV e dopo aver messo a letto le mogli, i vecchi si riunivano per masturbarsi sulle mammelle ballonzolanti di giovani donne. L'odore di figa facile trasforma gli uomini in cani randagi, all'olfatto sopraffino, supposi. Il nightclub non era un gran posto dove bere del whisky in pace. Un luogo triste, dove le donne si avvinghiano al solito palo e i papponi sfregano le mani. I porci finiscono per ubriacarsi e le puttane incassano denaro con le loro consumazioni. Quella sera avevo bisogno della compagnia di un bicchiere pieno e presi parte al triste gioco. Venne a sedersi una di quelle signore di fianco a me. Volevo stare in pace, quindi le dissi di andarsene. Si alzò, ma rimase ferma in piedi. Il suo corpo era proprio un bel macello, e comunque venne a trovarmi non certo per la bella faccia che avevo. Non tardò a dirmelo. «Perché non vuoi offrirmi da bere?»
Questo è il mio lavoro, Cico. Si provò. Mi appoggiò una mano sulla coscia. Era chiaro che non avrei potuto bere in pace in quel posto. Lei era attraente, sui 35, pelle scura e viso ossuto. Il grosso fondoschiena sembrava esserle venuto fuori da un dipinto di Guttuso. Cercai di non guardarle gli occhi. Avevo timore di trovarci troppa roba triste. Cedetti al culo. Siedi qui, bambolina. Oh, finalmente, Cico. Poi urlò alla donna del banco. Anita, portaci due whisky, per favore. Ordinò per entrambi. Ascolta, sei davvero uno schianto. Ma non berremo dell'altro assieme, dopo aver bevuto il whisky già ordinato. Ok, ok, come vuoi. Senti, se vieni in stanza con me ci divertiamo. Giocò sull'angolo della mia bocca con un'unghia. Com'è che ti chiami? Joyce. Non verrò, Joyce, fece un sorriso. Mi carezzò fra le gambe e me lo fece drizzare. Allora, andiamo di là? Disse ancora. Non era facile resisterle. Nel frattempo arrivarono i due bicchieri. Tieni, Joyce, bevi. Non capivo il motivo per cui stesse perdendo tanto tempo con me, quando nel locale avrebbe potuto scegliere chiunque altro. Le luci gialle, che ruotavano dal soffitto, la colpirono in pieno volto. Mi addentrai nel suo sguardo. Caddi nel tutto o nel nulla di quegli occhi. Non avrei voluto farlo. In un certo senso ero stato costretto a penetrarle l'ingresso principale. Ordinammo ancora da bere. Bevemmo molto più di un whisky a testa. S'erano fatte le 2 di notte. Ero senza più nemmeno un centesimo in tasca. Il night club era ormai semivuoto. I vecchi avevano eiaculato già da un pezzo e chi non era morto d'infarto dormiva accanto alla propria moglie. Tutto questo era fantastico. Joyce temeva il capo e controllava se stesse facendo il proprio mestiere. Così decise di mollarmi. Il mio turno è finito, Cico. Ti devo lasciare. Ci saremmo potuti divertire se solo... Si alzò dal divanetto tenendo le gambe strette. Ascolta. La presi per un posto. Mi spiace per tutto quello che hai lì dentro. Negli occhi, intendo. Non avrei voluto sbirciare. Si bloccò di colpo, come una dea scolpita nel marmo. Ah, ecco un altro Freud del cazzo. Buenas noches, Cico. Rise e andò via. La ritrovai all'uscita del locale. Batteva i denti coi tacchi ficcati nella neve. Disse che stava aspettando proprio me. Con le temperature gelide che infliggeva la notte, scelse di farmi arroventare dal suo inferno, lasciando a parte quello che mi ardeva in corpo. Salimmo in auto, avvolti dal suo profumo. «Sarà una sigaretta?» disse. Gliela diedi. La squarciò in verticale. «Prendimi la confezione di cartina in borsa, se non ti scoccia». Gliela presi mentre guidavo. Mischiò l'erba un po' di tabacco. Confezionò uno spinello e l'accese. «Cazzo, se ne avevo bisogno!» esclamò dopo il primo tiro. Feci scaldare l'abitacolo. Giravamo per il paese fra le luci dei lampioni che morivano nel ghiaccio. Non parlammo per lungo tempo. Lei fumava e stringeva a sé il cappotto. «È davvero difficile!» «Difficilissimo!» blaterò d'improvviso. «Cosa?» «Oh, niente, scusa!» pensavo a voce alta. «Dimmi!» Non avere vergogna. Ma quale vergogna? Ti sembro una che ha vergogna? Niente, pensavo a quanto fosse difficile che una persona riesca a vederti sul serio, a leggerti in modo corretto, insomma. Capito, no? Penso di sì. Quanto vorrei sparire e poi ricomparire, diversa. Questa però non l'ho capita. Insomma, diversa da come sono, porca miseria. Perché? Come sei? Insistetti. Vorrei che gli uomini non mi apprezzassero solo dopo avermi guardato il culo, o le tette o il corpo, capisci? Aspirò una lunga boccata di fumo. Vorrei che per una volta mi guardassero negli occhi e scoprissero dell'altro, proprio come hai fatto tu. Mi passò la canna. Joyce, tu incontri uomini che pagano per vederti il culo e tutto il resto. Non piagnucolare. Io ho inventato solo un cumulo di cazzate. Corrugò la fronte come se quanto detto da me fosse solo uno scomodo dettaglio.
Rimanemmo di nuovo in silenzio, entrambi a guardare la strada, i marciapiedi ghiacciati e le saracinesche chiuse nei negozi. Buttai la cicca dal finestrino. Avrei resistito ancora per poco a quel bel paio di gambe setose che le venivano fuori dal cappotto, se non l'avessi parcheggiata presto da qualche parte. Non le resistetti. Lo facemmo in macchina, fermi in uno slargo tra le curve del Benedello. Fottemmo forte. Fu breve. Le venni fuori, le terminai sul ventre. Dove ti porto? Che hai da fare, Dio santo? La nanna? Per quanto provassi a starmene in pace, sembravo essere la calamita di pazzi di vita e cervelli morti. Cico, scusami, forse sono stata un po' aggressiva, dichiarò poi. Dove ti porto? Le tornai a chiedere. Ci vedremo ancora? Mi domandò. Non ci vedremo ancora, le risposi. E perché? Avrei mica già una donna? Accidenti. Senti, dove ti devo lasciare? Ok, chiuse il discorso. Si fece abbandonare nello spettrale piazzale di una stazione di servizio, alla periferia di Pavullo. Qualche cliente era già lì, che l'attendeva impaziente a fari spenti. Mi domandavo se le autentiche puttane rimanessero tali a vita o fossero disposte a una qualche redenzione. Era chiaro che Joyce se ne sbatteva delle redenzioni e dei cristi in terra. L'ammiravo.